È stato firmato oggi nel comune di Pesaro l'accordo di sostegno triennale che farà dell'azienda senigalliese Fiorini il nuovo main sponsor della Pesaro Rugby. Una stretta di mano suffragata fra il plauso del sindaco Matteo Ricci e dell'assessore allo sport Mila Della Dora per la soddisfazione di Simone Mattioli, presidente della palla ovale giallorossa, che riparte con spalle più robuste dopo un anno di inattività causato dalla pandemia. Giovanni Fiorini è il CEO di un'azienda di packaging con più di 200 dipendenti e con diverse sedi internazionali. Un'azienda che già era fra i sostenitori giallorossi, ma che ora imprime un salto di qualità al supporto verso quella che da oggi si chiamerà Fiorini Pesaro Rugby. Fiorini eh, era già un nostro sponsor e ha deciso eh, quest'estate di accogliere la nostra proposta di diventare lo sponsor principale, quello che dà il nome alla squadra appunto, che si chiamerà Fiorini eh, Pesaro Rugby. E vediamo nel corso delle stagioni se questa cosa può anche eh, migliorare in base agli obiettivi e risultati che noi ci proporremo. Quando ce n'è presentata la possibilità e Simone mi ha fatto la proposta di poter diventare main sponsor, non ci ho pensato un minuto. Cioè, credo che in due giorni abbiamo trovato l'accordo su tutto. La progettualità e la condivisione degli obiettivi, soprattutto a livello sociale, sono state le cose che mi hanno permesso di prendere una decisione così rapidamente. È un vecchio cuore rugbyista quello di Giovanni Fiorini, uno sport che ha praticato per un decennio conoscendo a menadito quei valori che ora intende trasferire anche nel lavoro di squadra aziendale. Per noi è molto importante portare avanti i principi cardine del rugby, come la comunicazione, il sostegno. Per poterli portare all'interno delle aziende, nel particolar modo la nostra, ma credo che il rugby sia non solo un'ottima scuola per i bambini e per i ragazzi, ma anche una scuola per aiutare i ragazzi poi crescendo per poter comunicare nella maniera adatta quando troveranno lavoro a livello professionale. Al via alla Serie A di Regui previsto il 17 ottobre ci sarà dunque una squadra vestita della novità del brand Fiorini ma anche della tradizione di mezzo secolo di storia. Questa è una maglia che abbiamo pensato è, è fatto e fatto nell'anno del cinquantesimo quindi a due stagioni fa. E quelle scritte rosse su fondo giallo, sul fronte e sul retro da maglia sono i nomi di tutti i tesserati del Pesaro Rugby in 50 anni di, di storia è una cosa che è piaciuta molto e che è diventata anche un oggetto d'acquisto per, per molti giocatori che volevano tenersi questo cimelio. ovviamente noi speriamo di riempirlo di sponsor perché di coprirli anche senza problemi perché è una cosa di cui abbiamo bisogno.